Ciao a tutti! Visto che recentemente mi hanno definito l'antimurgia, che finora rimane il più bel complimento che mi sia mai stato fatto, mi è sembrato giusto recensire l'ultimo libro appunto di Michela Murgia, che si intitola Stai zitta, che è un libro che ha la pretesa di parlare di lingua italiana. Il tema centrale di questo libro è chiaramente il sessismo, come potete immaginare, o meglio il maschilismo, cioè unicamente il sessismo contro le donne. Il libro inizia con una riflessione che io ho trovato anche condivisibile, che riguarda il ruolo della donna all'interno della televisione e della radio. L'autrice, insomma, mette in evidenza il fatto che la donna tende ad avere soprattutto un ruolo marginale, un ruolo secondario, soprattutto per esempio nei programmi televisivi, di solito funge da stampella nei confronti di un conduttore invece maschio che quindi è al centro, insomma, della scena e dirige il tutto. L'autrice fa l'esempio del Festival di Sanremo, ma insomma se ne potrebbero fare tanti altri, quindi insomma fino a qui tutto bene. Il problema qual è però appunto? Che poi il libro vuole occuparsi di lingua italiana e qui l'autrice insomma dimostra che sebbene sia molto brava ad usarla, la lingua italiana insomma è un'ottima scrittrice, quando si tratta di analizzarla, la lingua forse sarebbe meglio lasciar parlare chi è del mestiere. Lo scopo del libro naturalmente è dimostrare che la lingua italiana è sessista e infatti vi leggo cosa c'è scritto nella quarta di copertina. Per ogni dislivello di diritti che le donne subiscono a causa del maschilismo, esiste un impianto verbale che lo sostiene e lo giustifica. Quindi, la lingua non si limita a descrivere una situazione di sessismo, ma addirittura la influenza e in qualche modo la determina. Quindi, vediamo quali sono le argomentazioni portate a sostegno di questa tesi, come sapete, molto originale e soprattutto super scientifica. Inizialmente vengono analizzati i termini che definiscono una donna che parla. La tesi di fondo dell'autrice è che in Italia mal sopportiamo che una donna esprima le proprie opinioni, insomma non ci piacciono le donne che parlano, che dicono la loro opinione e quindi abbiamo tutta una serie di termini offensivi per appunto definire le donne che parlano. I termini che l'autrice cita sono parole come aggressiva, petulante, chiacchierona, pettegola e poi anche stridula. Forse l'autrice si dimentica che questi sono aggettivi qualificativi che in quanto tali esistono anche nella forma maschile e che non sono usati assolutamente per connotare soltanto le donne, ma si usano tranquillamente in tutte le situazioni possibili. Partendo dall'ultimo aggettivo, stridula, l'autrice va avanti sostenendo che molti dei termini usati per appunto definire le donne che parlano fanno riferimento all'acutezza della voce femminile, che quindi sarebbe più fastidiosa da sentire rispetto a quella maschile e per questo quindi le donne devono stare zitte. Credo che tutti noi, insomma, nella nostra vita abbiamo potuto toccare con mano il fatto che la voce femminile è, sul piano acustico, insomma, tendenzialmente più acuta di quella maschile. Non è un discorso di sessismo, al massimo, insomma, potremmo incolpare madre natura, ma in realtà non possiamo fare neanche quello perché è femmina. Poi va avanti e dice che quando un gruppo di uomini sono riuniti tra loro per parlare, questo viene definito un consesso dialettico, termine che usiamo tutti i giorni, credo tutti quanti, mentre quando le donne si riuniscono e parlano assieme è definito un pollaio. Da qui parte l'autrice per fare una carrellata molto approssimativa delle metafore animali che vengono usate per definire le donne nell'ambito appunto del parlare e cita termini come gallina o cornacchia. Lei li cita appunto per dire che la donna viene sempre associata ad un animale che ha appunto una voce stridula che quindi è fastidioso da sentire. E afferma che queste metafore, insomma, sono l'esito di un processo di bestializzazione della donna. Allora, carissima Michela Murgia, la metafora animale è qualcosa di vecchio come Dio, esiste da sempre in tutte le lingue e non necessariamente corrisponde ad un processo di bestializzazione. Per esempio, se io chiamo porco un uomo, per descrivere il fatto, insomma, che è particolarmente lussurioso, libidinoso, che si comporta in modo sgradevole con le donne, quella è una forma di bestializzazione perché io sto attribuendo delle caratteristiche di bestialità, cioè delle caratteristiche negative all'uomo. Se invece io prendo mia nipotina, che è tanto carina, e la chiamo scimmietta, evidentemente quella non è una forma di bestializzazione, ma è un vezzeggiativo. Ora, gallina e cornacchia certamente non sono vezzeggiativi, certo che sono termini offensivi, ma questo non vuol dire che alla base ci sia la volontà di bestializzare la donna, cioè attribuirle caratteristiche di bestialità. In realtà è una metafora molto semplice, una metafora che si basa sull'associazione, cioè quando una donna ha la voce molto acuta, produce un suono che assomiglia al verso di certi uccelli, punto. Certamente poi questi termini vengono anche usati in senso sessista, no? Con un'accezione negativa riferita proprio al fatto di essere donna. Il problema è che l'autrice qui non è che sostiene che questi termini possono essere usati anche in modo sessista, sostiene che questi termini sono sessisti e rappresentano il sessismo della lingua italiana. La disonestà intellettuale di questo ragionamento, secondo me, è sconvolgente e trovo molto più offensivo questo che non il termine gallina o cornacchia. Il fatto che alcuni termini
possano essere usate in senso sessista, non significa che la lingua italiana sia sessista e non significa che la donna sia sempre connotata negativamente quando parla, quando si esprime, quando dice le sue opinioni, anche perché io potrei fare lo stesso discorso allora per i termini appunto che indicano l'uomo, appunto come porco o mandrillo, che sono termini che vengono usati anche in senso sessista. Questo però certamente non significa che tutta la lingua italiana e tutti gli italiani odiano gli uomini e parlano in maniera sessista nei loro confronti. Dopodiché viene presentata una serie di frasi che a quanto pare le donne si sentono dire in continuazione, e ve ne cito soltanto due. La prima è non fare la maestrina. Ora, questa è sicuramente una frase che si sente dire, insomma, anche se non mi spingerei a definirla onnipresente nella vita delle donne, ma la cosa più bella è la lettura psicanalitica che ne dà Michela Murgia, che è veramente conte le lomascetti scansate, perché qua siamo a livelli proprio insuperabili. In sostanza, secondo lei, il maschio italiano, sempre per restare nell'ambito della lingua offensiva usata in modo sessista, è traumatizzato dalla figura della maestra delle elementari, che insomma gli ricorda quei tempi in cui lui era uno scolaretto che veniva insomma redarguito e che si sentiva inadeguato, e quindi l'uomo associa, anzi scusate, il maschio italiano associa la figura della maestra a un senso di umiliazione, e quindi non fare la maestrina significa che l'uomo non può sopportare che una donna sia più esperta di lui, più intelligente, più abile nella dialettica, e quindi la mette a tacere con questa frase appunto molto sessista e molto offensiva. Verrebbe a questo punto da chiedersi dove collochiamo allora le donne che usano questa frase, che è tra l'altro usata anche nei confronti di uomini, ma naturalmente per persone come Michela Murgia la risposta è molto semplice: misoginia interiorizzata. Invece per le persone che sanno come funziona una lingua, la risposta è un pochino meno, come dire, instagrammabile, sicuramente fa vendere meno copie. Non c'entra niente il sessismo, non c'entra niente chiaramente il trauma psicologico della maestra che ti corregge, ma è molto banalmente quello che si chiama un modo di dire, domandarsi per quale motivo si dice maestrina e non maestrino. Tanto vale allora chiedersi perché nel proverbio è la gatta che ci lascia lo zampino invece del gatto, ma sicuramente anche questo è un esempio di sessismo della lingua italiana. L'altra frase che vi cito è "vuoi sempre avere ragione", che a quanto pare è una frase che viene riferita soprattutto alle donne, appunto per metterle a tacere, quindi una frase molto sessista, che evidentemente agli uomini non viene detta in italiano. Poi l'autrice passa a parlare della rappresentanza femminile nel mondo dell'arte e della cultura, che è un tema che io qui non tratterò perché esula dalle mie competenze. Sarebbe molto bello se tutti facessero questo ragionamento, vero? Invece passiamo a quello che tratta dopo, che mi interessa decisamente di più, e cioè il modo in cui le donne vengono chiamate, il modo in cui ci si riferisce alle donne quando occupano posizioni di potere. L'autrice fa il classico esempio di un medico maschio viene chiamato dottore, mentre un medico femmina spesso viene chiamato signore o signorina, o meglio, lei non dice spesso, dice sempre, che è precisamente la cosa che mi dà fastidio, nel senso che senz'altro è vero che ci sono casi di questo tipo ancora presenti in Italia e che quindi vanno combattuti perché chiaramente sono offensivi e rappresentano certamente una mentalità maschilista, però ecco, farli passare per il modo in cui tutti gli italiani parlano, il modo in cui tutti gli italiani ragionano e quindi il modo in cui la donna è rappresentata nell'immaginario collettivo, anche in questo caso intellettualmente disonesto, anche perché naturalmente non abbiamo dati a disposizione, no, per sostenere una tesi rispetto all'altra, e quindi, dato che questa in teoria è una intellettuale, forse sarebbe stato più corretto dire che si tratta di percezioni soggettive assolutamente legittime, che quindi vanno ascoltate e prese in considerazione, ma che quindi non possono essere fatte passare per universali. Ma andiamo oltre. L'autrice parla poi dei casi in cui una donna che raggiunge un certo successo nel suo ambito lavorativo, non viene citata nei giornali con il suo titolo, il nome e cognome, ma direttamente con nome proprio. L'esempio, insomma, più famoso che tutti ricordiamo è quello di Samantha Cristoforetti, no? Che invece di essere definita la dottoressa, non so se sia dottoressa proprio per dire, o l'astronauta, eccetera, veniva chiamata Samantha, la nostra Samantha, eccetera, eccetera. Anche in questo caso è chiaro che il fenomeno esiste, non voglio certamente negarlo, però vale lo stesso discorso di prima, da qui a definirlo sistematico magari ce ne passa un po', e soprattutto chiaramente si ignora il fatto che lo stesso fenomeno esiste anche per i maschi. Si possono citare tanti articoli in cui una persona di sesso maschile è stata definita semplicemente con il suo nome proprio, nonostante avesse raggiunto un obiettivo molto importante. Di solito questo accade quando la persona è giovane, a prescindere dal fatto che sia femmina o maschio, e non necessariamente l'intento è offensivo. Più spesso l'intento del giornalista è quello di far avvicinare in qualche modo l'oggetto dell'articolo ai lettori, quindi far sentire una sorta di legame effettivo, soprattutto appunto se la persona è giovane. Poi possiamo dire che comunque sia irrispettoso e che vogliamo cambiarlo, però insomma anche qua forse bisognerebbe contestualizzare un attimo. Poi l'autrice passa a parlare delle donne in politica, sostenendo che alle donne in politica ci si riferisce sempre con il nome proprio e non con il cognome, sempre per denigrarle.
A parte che sarebbe stato carino citare magari anche delle fonti, non lo so, no? Esistono dei corpora in cui si raccolgono insomma i titoli, eccetera, degli articoli di giornale, e forse guardandoli avremmo potuto notare che questa cosa succede soprattutto in giornali del calibro di Libero o Il Giornale, che sono offensivi e denigratori perché non sono giornali, sono carta straccia, ok? Nei giornali seri questa cosa difficilmente succede in un telegiornale che voi sentiate dire: Maria Elena ieri è entrata e ha firmato, piuttosto che invece il ministro Boschio, anzi la ministra, è entrata e ha firmato. Ma soprattutto l'autrice cita il caso delle donne politiche straniere, Hillary Clinton e Angela Merkel, dicendo che solo in Italia, dove siamo brutti e sessisti, queste donne vengono chiamate per nome. Forse l'autrice si è persa il fatto che Hillary è letteralmente il simbolo che è comparso su magliette, gadget, spille, volantini, eccetera, eccetera, durante la campagna presidenziale di Hillary Clinton. Mentre per quanto riguarda Angela Merkel, addirittura i tedeschi la chiamano Mutti, che vuol dire mamma. Se questo succedesse in Italia, Michela Murgia ci scriverebbe sopra 10 libri. Siccome invece è successo in Germania, i tedeschi ovviamente non sono sessisti, solo gli italiani lo sono, Michela Murgia dice che in questo caso non è offensivo, che lei venga chiamata mamma, mentre altrove nel libro dice che è super offensivo che alla donna si attribuisca il ruolo di madre, eccetera, eccetera. Perché non è offensivo? Perché in questo caso è Angela Merkel che vuole essere chiamata così. Lei governa e dirige questa sua descrizione, questo suo modo di rappresentarla, e quindi non è offensivo. Mi domando se abbia telefonato ad Angela Merkel per sincerarsi di questa cosa. Per non parlare del fatto che in Italia anche ai politici maschili ci si riferisce con il nome proprio. Credo che tutti quanti ci ricordiamo insomma del nostro grande Silvio, no? O tutti quanti abbiamo insomma usato il diminutivo Gigino per parlare di Di Maio. Solo che naturalmente dal momento che si tratta di maschi, in questo caso per Michela Murgia non è offensivo. Anzi, lei sostiene che l'uso del nome proprio per i maschi non sia denigratorio, ma sia un segno di affetto, di vicinanza da parte del popolo nei confronti dei politici. Infatti Silvio non l'abbiamo mai denigrato, insomma non l'abbiamo mai insultato, Gigino invece lo chiamiamo così proprio perché abbiamo un enorme rispetto proprio per la sua grande levatura di statista. Lo sentite il rumore delle unghie sullo specchio? Poi, sempre in tema di nomi, l'autrice va avanti e dice che se per miracolo la donna viene chiamata con il suo cognome, viene sempre premesso questo cognome l'articolo determinativo là, e offre di questo una spiegazione meravigliosa che vi leggo. Applicare un cognome di donna all'articolo determinativo significa comportarsi con un nome di persona come ci si comporterebbe con un nome di cosa o con un'entità spersonalizzata, una specie di fenomeno paranormale che fa categoria a sé. Anche qua. Proprio, ma Lello Mascetti chi? Cioè, se Monicelli fosse ancora vivo, farebbe un nuovo Amici miei solamente per le supercazzole di Michela Murgia. Ma come? Cioè, lei è la paladina della declinazione al femminile dei nomi di mestiere, quella che sostiene che il maschile occulta, nasconde, discrimina, insomma, che la donna deve essere messa in evidenza proprio con il suo genere perché questo le dà dignità, e quando il genere invece viene specificato, allora diventa sessista. Cioè, ma quindi come funziona? In occasione di un'intervista che Michela Murgia ha rilasciato all'Accademia della Crusca sul loro canale Instagram, Nicoletta Maraschio, che è presidente onoraria della Crusca, ha tentato di spiegarle per quale motivo si usa l'articolo determinativo femminile davanti ai cognomi di donna, ma purtroppo non ha avuto sufficiente forza dialettica ed è stata, come dire, proprio fagocitata, dal caterpillar della supercazzola murgiana. E qui ne approfitto per fare un appello all'Accademia della Crusca. La prossima volta che volete parlare di linguistica con Michela Murgia, chiamate me, lo faccio gratis, molto tranquillamente. Comunque, cosa cercava di dire la presidente onoraria dell'Accademia della Crusca? Che in linguistica esiste un concetto che si chiama marcatezza, di cui ho parlato anche altre volte in occasione del plurale maschile. Questo concetto indica ciò che nella lingua è dato come forma base, che appunto è la forma non marcata. La forma marcata invece è quella a cui si aggiunge qualcosa per specificarla. In italiano è il maschile a essere non marcato, non perché siamo patriarcali, ma semplicemente perché abbiamo avuto la pessima idea di chiamare maschile quella categoria lì. Quindi cosa significa questo? Che se io dico Rossi ha pubblicato un libro, tutti voi pensate che Rossi sia un uomo, motivo per cui, per specificare che Rossi invece è una donna, dico la Rossi ha pubblicato un libro. Non c'è niente di sessista, ma ovviamente Michela Murgia doveva pur trovarlo un modo per riempire 80 pagine di libro. Naturalmente non posso commentare tutte le 80 pagine di questo libro, che del resto non vi consiglio di leggere, ma se voleste farlo trovereste nella seconda parte una serie di indicazioni del profondo legame di sangue che connette Michela Murgia alla regina della misandria Pauline Armange, di cui recentemente ho recensito l'agghiacciante libro Odio gli uomini. Chissà cosa possiamo dedurre da questa parentela tra le due donne.
Ah, e comunque, per essere onesti, Michela Murgia cita anche delle fonti, o meglio una fonte, per sostenere quello che dice sul sessismo della lingua italiana. Una fonte molto autorevole riguardo al sessismo linguistico, insomma, una grande paladina dell'inclusività della lingua. Vi lascio con il dubbio su chi possa essere questa linguista.